Anche Presidente, ancora. Come sta? Presidente, ancora una volta in Umbria. Ancora una volta in Umbria, domenica si saprà quale sarà il risultato delle urne. Il centrodestra vincerà? Io penso di sì, perché i sondaggi che conosciamo ci danno una superiorità di 4-6 punti nei confronti di questa incredibile aggregazione delle sinistre. E quindi sono portato a credere che il centrodestra dovrebbe affermarsi, e anche perché penso che con quello che è successo con il governo del Partito Democratico, che è durato per oltre 50 anni, ci sia anche da parte dei cittadini umbri il desiderio di cambiare. Io credo che anche in un'azienda privata, dopo tanto tempo, ci debba essere un'innovazione che faccia bene anche a un'azienda privata di dover uscire da quello che è il cerchio ristretto dei soliti noti, che poi alla fine, come dire, si guardano intorno dimenticando di fare il bene pubblico, ma pensano soprattutto al bene loro e dei loro amici. Presidente, poi mi taccio. C'è qualcuno sui giornali in questi giorni che ipotizza che Renzi voglia pescare, avendo creato un nuovo partito, nelle fila di Forza Italia. Lo ritiene possibile? Lo ritiene una minaccia? Oppure no, no, ritengo che sia una cosa assolutamente impossibile. Auguro a Renzi di avere successo, fortuna nell'ambito della sinistra, che è la metà campo dove ha sempre giocato lui, che è sceso in politica sempre in un partito, nel partito principale della sinistra, e nella vita non ha fatto altro che politica e amministrazione pubblica. Quindi non credo che nessuno dei miei possa veramente accettare un'eventuale offerta di Renzi o di qualcuno della sua formazione politica, anche perché tra l'altro è una formazione politica che ha dei numeri molto limitati e che quindi non si trova neppure bene all'interno della sinistra, a cui lo stesso Renzi muove molte eccezioni, e quindi non vedo un futuro politico neppure per chi entrasse nel partito di Renzi. Quindi sono assolutamente tranquillo per quanto riguarda questa OPA, che così qualcuno ha scritto, di Italia Viva su Forza Italia. Che cosa, Presidente, dopo Piazza San Giovanni il centrodestra sempre più unito e Forza Italia sempre più importante e determinante? Sì, ho letto sui giornali che qualcuno, ma anche qualcuno dei miei di Forza Italia, mi ha stupito, ha detto che sabato ci siamo consegnati a Salvini, che Forza Italia si è appiattita sulla Lega. È esattamente il contrario. Sabato Salvini e Meloni hanno dichiarato pubblicamente come impegno loro di essere parte della nostra coalizione unita. Hanno voluto non chiamarla centrodestra, va bene, io avevo suggerito Casa della Libertà, è diventata Casa degli Italiani, va benissimo, ma sono io e Forza Italia che ha sempre sottolineato in tutti i tempi che stanno alle nostre spalle la assoluta necessità che la coalizione della nostra parte politica antisinistra, anticomunista, fosse unita e che si portasse avanti, come abbiamo fatto d'altronde nelle passate elezioni del 2018, un programma comune. Quindi io sono salito sul palco e sceso dal palco dopo la manifestazione soddisfatto di avere raggiunto un obiettivo fondamentale per l'affermazione della nostra coalizione nei confronti della sinistra. Nella coalizione noi naturalmente siamo molto diversi, nessuno di noi mai può pensare al nazionalismo, al sovranismo, al populismo e a tutto ciò che viene teorizzato in maniera così molto superficiale anche da parte della Lega e di Fratelli d'Italia. Noi siamo legati
e siamo i rappresentanti, i continuatori, i garanti, i testimoni della tradizione occidentale, cioè della civiltà occidentale e dei suoi principi. Siamo i continuatori della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista dell'Europa e dell'Occidente. Presidente, che gliene parli di questa manovra che sta prendendo corpo? È una manovra che non ha nessuna parte che possa dare luogo a uno sviluppo, a una spinta all'economia. Ho visto l'elenco di tante tasse o piccole cose che vanno a incidere su questo o su quel prodotto, su questa o su quella attività. Ricadono queste piccole tasse poi sui consumatori, che avranno alcune cose che costeranno di più, perché le aziende naturalmente ribalteranno sui loro prezzi quello che saranno tenute a pagare. Mi sembra che non ci sia nulla che possa far sperare in una spinta alla ripresa, alla crescita, allo sviluppo italiano. Da Presidente del Consiglio, da ex Presidente del Consiglio, se dovesse dare un consiglio all'attuale Premier Giuseppe Conte, che cosa gli direbbe? Ne ho dati troppi di consigli, mi lasci di non darlo in questa occasione. Ma la nostra, lei lo sa, la nostra filosofia è sempre quella. Noi abbiamo assistito nella recente storia al successo che ha avuto la realizzazione nei diversi paesi di quella che è chiamata l'equazione dello sviluppo e del benessere, che è annunciata da Kennedy in America e poi proseguita da colui che è succeduto a lui, poi ripresa da Reagan, realizzata dalla signora Thatcher, realizzata da Vladimir Putin, realizzata negli ultimi anni dall'Irlanda, ha portato dei risultati straordinari, dovunque gli stessi, con Reagan per esempio, che ebbe il coraggio di cambiare il 72% dell'aliquota più alta nel 27%, si realizzò un aumento del 30% dell'economia, la disoccupazione cadde al livello più basso, il livello record più basso, e aumentarono i posti di lavoro. E soprattutto aumentarono del 30% le entrate dello Stato, perché l'equazione, come voi sapete, dice meno imposte sulle famiglie, meno imposte sulle aziende, meno imposte sul lavoro, producono più consumi delle famiglie, più produzione e investimenti delle aziende, più posti di lavoro e anche maggiori entrate nelle casse dell'erario, con cui lo Stato può aiutare meglio di più i cittadini che sono rimasti indietro. Questo è ciò che noi volevamo fare, abbiamo tentato di fare e in parte abbiamo fatto quando fummo al governo. Io qualche volta vedo critiche al mio governo. Ecco, c'è una università che non è certamente dalla nostra parte, che ha detto che i nostri governi in poco più di 9 anni hanno fatto più dei 50 governi che ci avevano preceduto in 50 anni e hanno elencato tutte le cose che abbiamo fatto. Io vorrei ricordare queste cose che abbiamo fatto, non sto a ricordarle, ma sono numerose. Vorrei però ricordare una cosa, e cioè che noi abbiamo operato avendo contro 3 capi di Stato con cui abbiamo dovuto faticare per far approvare da loro e far firmare da loro una... Abbiamo avuto contro l'ostilità di 3 capi di Stato con cui abbiamo dovuto faticare moltissimo per farci approvare i nostri decreti legge. Un decreto legge, non sto a dire con quale capo dello Stato, abbiamo dovuto mandarlo dal capo dello Stato più di 10 volte. Abbiamo avuto contro la Costituzione nel punto in cui dice che un Presidente del Consiglio non può cambiare un Ministro, che è un assurdo assoluto, e abbiamo avuto degli alleati che non sempre erano adeguati e non sempre si sono comportati lealmente. Quindi sta negli italiani di non averci dato quella maggioranza che noi avevamo chiesto in tutte le occasioni di voto e che invece non ci è stata rivolta. Adesso devo dire che gli italiani hanno votato molto male anche l'ultima volta e quindi vediamo che certe responsabilità sono della sinistra, no, sono soprattutto degli italiani.
una volta nel preparare l'ultima campagna elettorale in televisione, non l'avevo preparata, mi è uscita così, naturalmente, mi si chiese quale sarebbe stato il voto del popolo italiano e io dissi, beh, 2000 anni fa un certo Ponzio Pilato domandò al popolo della Giudea, ma volete che io liberi Barabba o Gesù? E il popolo disse Barabba, Barabba, Barabba. Quasi 80 anni fa un altro popolo, c'era un signore che si chiamava Churchill, che salvò la sua isola dall'invasione della Germania, che poi mise insieme americani, israeliani, canadesi ed altri ancora, e con queste alleanze riuscì a battere, a sconfiggere definitivamente Hitler, il nazismo, il fascismo. Andò al voto e il suo popolo lo bocciò. Quindi il popolo qualche volta riesce ad essere il peggior nemico di se stesso. A proposito di questo, Presidente, scusi, torniamo in Umbria. Secondo lei è vero quello, alcuni dicono che queste elezioni sono un test per il governo, sia per la maggioranza che per la minoranza al governo, è vero secondo lei? E la vostra presenza dei big, dei grandi partiti qui, lo testimonia? Sì, credo di sì. Penso che questo possa diventare un fatto simbolico anche per il governo nazionale. Abbiamo parlato di avviso di sfratto, quindi non sarà capace di dare lo sfratto, ma è un primo avviso di sfratto a cui con i voti nelle altre regioni potranno seguirne altri. Quindi insomma, comincia da qui la mossa di opposizione verso il governo? Sì, cominciata da prima da qui. Io l'ho sempre avuta molto chiara, altri un po' meno. Chi? Ma altri un po' meno, indefinito e non determinato. Bene, penso che deve cominciare anche dai fatti che succederanno in Italia. Certo. Tra le altre cose, in questa manovra, ritorno sulla domanda che mi era stata fatta prima, relativa solo alle tasse, ci sono delle cose che preoccupano. Non è la norma che riguarda l'evasione, perché le norme che riguardano l'evasione esistono già e sono numerose. Io sono stato condannato a 4 anni per frode fiscale inesistente e fra qualche tempo la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo abrogherà con sicurezza questa sentenza. Gli italiani devono sapere che con gli annunci fatti dal ministro Bonafede, con quello che ho potuto leggere di scritto, ognuno di noi è nelle mani di un giudice di quelli che stanno dalla parte dei 5 Stelle e che seguono Davigo. Sarà un gioco da ragazzi per un giudice dei loro di dimostrare che un signore qualsiasi ha evaso per più di 50.000 o 100.000 euro il fisco, e quindi saremo tutti nelle mani loro, e questa è una cosa inaccettabile. Una curiosità, che cosa pensa dell'inchiesta giornalistica di Report su Salvini? Non l'ho seguita in particolare, però posso dirle che sono sicuro che Salvini non abbia avuto un euro, un dollaro, un rublo dalle aziende che trattano il gas in Russia, perché me l'ha garantito il signor Vladimir Putin in persona.